che sono quello lì, cioè è uno stimolo, trovano più cattiveria, giocano anche per la loro assenza. Do you think that the fact that you don't have all those experienced players on your team, you know, the ones that you named, just named, is like one reason more for you to fight harder? Or it's how you feel like there's something missing? No, in Belgium there are a lot of people that are thinking we're not gonna make it, that we're gonna lose every game. So I think that's why we really want to win the game. And after the game, after we played against Germany, it was a slap in our face. We were really down. And yesterday we started getting back in our our team. We get well together. So and today I don't think. I think if we play another team today, we also won. Or maybe Italy, not, but but we played another team because we really won it today. Like, we were ready for it and we just fought for every ball and that's it. And we did grow during the game, like in the beginning it was not good and during the game we all got better. Molte persone in Belgio prima di venire qui pensavano che non avremmo vinto nessuna partita e che quindi non ci saremmo qualificate. Ed era in realtà questa è una delle motivazioni principali per cui cerchiamo di provare a loro che la storia non è questa. Sicuramente insomma anche oggi abbiamo cercato di reagire a quello schiaffo in faccia che abbiamo ricevuto l'altro giorno dalla sconfitta con la Germania. Siamo veramente, insomma, ci siamo molto frustrate a causa della sconfitta, però ieri e oggi siamo riusciti un po' a riprendere, diciamo, l'umore giusto con il resto della squadra e nonostante un inizio di partita non eccezionale siamo riusciti piano piano a crescere e con insomma, un lavoro costante siamo andati a portare quella vittoria. Okay.